Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo webinar. Datemi un segno, ditemi se mi sentite, se mi vedete bene. Allora, vediamo di cominciare anche questa nuova giornata assieme. Oh, benissimo, i vostri feedback arrivano sempre puntuali, mi fa molto piacere. Si vede, si sente, si vede, si sente, ci siamo, benissimo. Forte, chiaro, nitido e sorridente. Ti ringrazio, benissimo. Siamo pronti per partire e spero che abbiate lì con voi la vostra tazza di caffè perché la mia ovviamente è sempre pronta. Oggi sono in primaverile, ma mi raccomando, un caffettino per farvi accompagnare in quest'ora che passeremo assieme. Bene, bene. Vi do qualche informazione prima di partire. Oggi siamo online con Luca Orlandini che presto metterò online con noi e cominceremo la presentazione. Qualcuno mi scrive che quella non è una tazza, ma è un secchio, qualcosa di gigante. Beh, per fare un bel webinar ci vuole tanto caffè, giustamente. Bene, ci siamo. Allora, qualche informazione prima di partire. Beh, intanto ormai credo mi conosciate quasi tutti. Io sono Elisa Contessotto, mi occupo di tutta la formazione di SEO Zoom e in particolare in questi webinar settimanali vi accompagno di settimana in settimana a conoscere, ad approfondire un aspetto del web marketing che vi potrebbe dare degli spunti per sviluppare i vostri progetti. Vi saluto a nome mio e di tutto il team, anche da parte di Gennaro che è qui con me e vi saluta. Quindi direi che queste sono le informazioni base per partire. Per il resto una serie di comunicazioni. Allora, come avrete visto, vi è arrivata la notizia via mail, ma ve lo ricordo anche qui. Abbiamo inserito tutte le registrazioni di webinar precedenti all'interno dell'Academy di SEO Zoom. E in questo modo sarà molto più veloce, più pratico, più facile e soprattutto avrete tutte le registrazioni all'interno di un'unica piattaforma. È gratuito, è molto semplice, create un account, effettuate l'accesso e da lì, cliccando nel menu, nella parte dove c'è scritto webinar, potete accedere a tutti i webinar che abbiamo fatto nelle settimane scorse. Se avete qualche difficoltà, se c'è qualche problema, contattateci e saremo lieti di aiutarvi. Però diciamo che in questo modo abbiamo voluto un po' agevolare tutta quella che era la parte delle registrazioni che ci siamo resi conto in queste ultime settimane, vi ha fatto un po' impazzire per recuperare i link. Quindi diciamo c'era un'esigenza, ci siamo andati da fare e speriamo che con questa soluzione e sia molto più facile e fruibile avere accesso anche alle registrazioni. Vi ricordo che comunque per noi è un piacere avervi online, che ci sono, oltre all'occasione di parlare con il relatore, di confrontare, di farvi le fare le domande, insomma è anche un'occasione per ritrovarci più ogni settimana, quindi vi invito comunque a partecipare, quando potete, sempre alla diretta, per essere online con noi, anche per avere accesso a eventuali sconti, coupon o comunque delle cose che vi stiamo preparando, che diciamo avranno la durata all'interno delle 24 ore. Quindi insomma vi invito comunque a essere online e accedere poi alla registrazione per approfondire la lezione. Vi ricordo inoltre che, considerati i tempi tecnici, la registrazione sarà disponibile in 1, 2, 3 giorni, insomma, giusto il tempo di scaricare, di sistemare, di dare un'occhiatina che vada tutto bene e di caricarlo all'interno dell'Academy. Quindi se il mercoledì pomeriggio, diciamo, non trovate già la registrazione, non vi preoccupate, dateci proprio il tempo tecnico per fare tutto e sarà disponibile. Qualche altra informazione, come avrete visto, di nuovo siamo partiti con l'Academy proprio riguardante il SEO Zoom, con la prima certificazione Certified Professional, in cui ci occupiamo di formare e certificare professionisti, esperti sul tool. Quindi abbiamo creato tutta una parte relativa ai video, con dei video tutorial su ogni funzionalità del tool. C'è poi una parte di formazione dedicata in cui vi insegniamo sulle parti su cui magari avete qualche incertezza o dove volete approfondire. E infine poi c'è un esame finale dove diciamo andiamo a verificare che ci sia stata un'acquisizione delle competenze che riteniamo utili per dare insomma questo attestato che certifica le vostre competenze sulla suite. Anche per questo aspetto, se avete delle domande, se avete qualche curiosità, non esitate a contattarci, a scriverci e di nuovo saremo felici di aiutarvi come possiamo. Tra l'altro è una piattaforma che si aggiorna continuamente, quindi ad esempio ieri è stata rilasciata una nuova funzionalità
e già oggi e domani sarà presente comunque l'aggiornamento all'interno della suite. Quindi comunque parliamo di una piattaforma dinamica dove potrete trovare sempre le informazioni nuove, sempre le informazioni aggiornate, ecco, giusto i tempi tecnici di fare le attività, ma ci siamo. Ci siamo e siamo con voi nell'accompagnarvi in questo percorso. Detto questo, direi che siamo pronti per partire. Sono le 3:05, io ormai lo sapete, sono puntualissima nei nostri appuntamenti. E oggi siamo online con Luca Orlandini. Luca Orlandini è un consulente di web marketing e soprattutto è un esperto nel far acquisire clienti online. Ha scritto anche un libro molto bello sulle landing page di cui magari dopo ci parlerà anche lui. Adesso io lo collego con noi, datemi un attimo, vedo che è già prontissimo. Allora, tra qualche secondo dovremo avere con noi anche Luca, vediamo se arriva. Ok, vediamo le slide di Eccoci. Luca. Sentiamo Luca, ma non vediamo Luca. Ok, un secondo solo che arrivo. Devo schiacciare questo bottone. Ok, mi vedi? Perfetto, perfetto. Ciao Luca, Perfetto. benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi, grazie per il vostro interesse e grazie soprattutto a Ivano e a Elisa che mi hanno invitato in questa giornata. Molto bene, io sono pronto, quando vuoi possiamo partire. Bene, allora direi che cominciamo subito e ti chiedo solo di togliere la webcam durante la Perfetto, presentazione, così ok, ottimizziamo un po' e le slide a benissimo, schermo intero e siamo pronti per partire. Ritornerò alla fine con perfetto. voi per fare le domande, per aiutarvi a togliervi tutte le curiosità che ci possono essere. A dopo e buona presentazione. Perfetto, parto subito. Allora, benissimo, facciamo quindi così, così e così. Perfetto, benissimo. Allora, io durante la presentazione chiederò magari ogni tanto a Elisa di intervenire, nel caso in cui voi abbiate qualche domanda, nel caso scrivetela pure o twittatela in modo che così Elisa le raccoglie tutte e poi ne discutiamo insieme magari al termine del webinar o magari se sono tante facciamo una pausa nel mezzo. Allora, benissimo, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dell'elemento critico che blocca il tuo sviluppo. Tuo sviluppo inteso come un qualcosa che blocca effettivamente quella che è la crescita. Per crescere tendenzialmente bisogna sempre, qualunque attività si fa online, bisogna portare dei risultati. E di conseguenza, quale è l'elemento critico che va a bloccare il fatto che tu, attraverso le varie attività che fai, possa riuscire a portare risultati a quelli che sono o i tuoi clienti o a te stessa, nel caso in cui sei un consulente e lavori per te. Spoiler iniziale, sono molto più di uno. Vedremo in questa presentazione che in realtà dal punto di partenza al punto di arrivo è una specie di campo minato dove ci sono varie cose che possono bloccare quelli che sono i risultati, magari anche cose semplici da andare a intercettare, però una cosa ho notato che in tutti i business che ho affrontato, che sono moltissimi in tantissimi settori diversi, è più determinante delle altre. È una cosa che, peraltro, a differenza di molte altre, non ha l'attenzione del grande pubblico. Molti non pensano che sia importante, molti sottovalutano l'attenzione che deve essere dedicata a questa cosa. E di conseguenza oggi parleremo proprio di questo. Quindi, elemento critico che blocca il tuo sviluppo. Prima di partire, chi sono? Io mi chiamo Luca Orlandini, mi occupo di web marketing da un bel po' di tempo e a differenza di molti consulenti che si occupano di visibilità, io mi concentro su come trasformare gli utenti in clienti, per cui in pratica vado a ottimizzare quelli che sono gli investimenti in traffico, no? Per ottenere questo obiettivo normalmente, rispetto a quello che il mio cliente mi chiede, devo andare un pochino oltre. Spesso, questo perché spesso i clienti chiedono delle singole attività quando in realtà quello che serve è un piano un pochino più ampio, no? Io devo proprio capire quello che ha bisogno per quello che è la sua comunicazione e per questo spesso quelli che sono dei progetti che sembrano piccolini in realtà si vanno a espandere e a prendere aree come quelle che sono il marketing o più generalmente proprio la strategia. La strategia è la cosa più importante per quanto riguarda un'impresa online che comunica. Viene prima dei risultati, viene prima delle attività, viene prima di qualunque altra cosa. È un po' come dire che prima di andare da qualche parte, quando siamo in mezzo alla strada, dobbiamo prima pensare effettivamente a dove si trova questo posto, poi qual è la strada più conveniente per noi per raggiungerlo e solo a quel punto dobbiamo metterci in cammino, no? Normalmente invece
tutti i giorni avviene il fatto che le imprese cosa fanno? Salgono su un autobus a caso, sperando che vada in quella direzione, e poi tendenzialmente, mentre sono sull'autobus, cominciano a pensare se quell'autobus va nella direzione giusta, come andare a scendere per prendere un altro mezzo, eccetera. E di conseguenza il loro percorso nell'arrivare ai risultati è spesso più lungo e tortuoso di quello che sarebbe in realtà se si fossero fermati un attimo prima per capire un attimo qual era il percorso più efficace per arrivare a quello che era l'obiettivo. Il mio lavoro è proprio questo, trovare il percorso più efficace. Ora, per spiegare, quando ho iniziato a scrivere il libro, mi sono accorto che era importantissimo cercare di spiegare delle cose complesse, non partendo dalla cosa in sé, quindi dalla vendita, dalla conversione, dai tassi, da queste cose, ma da un esempio che possa essere il più possibile concreto e legato alla nostra vita di tutti i giorni, no? Quindi l'esempio più forte, più efficace che ho trovato è quello di paragonare quello che potrebbe essere una vendita o un'azione che vogliamo fare al nostro utente con una relazione. Quindi, in pratica, il processo che porta un utente a diventare cliente è lo stesso che porta una persona al suo primo appuntamento a sperare il fatto che ce ne sia un secondo. Quindi lo stesso tipo di fiducia, lo stesso tipo di relazione, gli stessi processi vengono fatti, e le cose, gli elementi bloccanti, le cose che possono causare problemi in una vendita o in una relazione sono spesso molto simili. Per questo li vedremo insieme, no? Però prima, giusto per fare due chiacchiere inizialmente, no? Per non partire subito con della teoria e delle cose astratte, vediamo un po' insieme, no? Elisa, secondo te, no? In una relazione, e anche secondo voi che state seguendo, anche secondo voi che state seguendo questo talk, no? Quali sono le cose che possono andare male, no? Per cui diciamo che il primo passaggio è fare in modo che una accetti di uscire con te, un ragazzo o una ragazza, e il passaggio successivo è il fatto che tu magari ci esci a cena e alla fine della cena decidete che vi rivedrete, no? Quindi dal punto A al punto B, quali sono le cose che secondo voi possono andare storte? Ora potete scrivere queste cose nella chat. Scrivetemi nella parte delle domande, così vediamo un po' quali sono i vostri spunti, così poi ne riporto qualcuno a Luca e vediamo se ci possono essere utili per partire. Allora, beh, perfetto. C'è qualcuno che dice avere aspettative diverse. Beh, sicuramente chiaro, questo potrebbe essere interessante, vediamo. E poi qualcuno dice se si mente, se in qualche modo non si è trasparenti nella, esatto, sì, quello che si propone. Poi, però una cosa proprio una cosa più semplice. Allora, diciamo che la prima cosa, cerchiamo di mettere in ordine le varie cose, no? Allora, intanto sono quattro aspetti, no? Il primo aspetto, diciamo che è il più semplice, cioè se io voglio uscire con qualcuno, chiedo di uscire, questa non c'è interesse, di base se non c'è interesse non si svolta la cosa, per cui potete essere bravi quanto volete nella trattativa, però è molto complicato. Quindi di base Francesca dice basta una frase sbagliata. Perfetto. Bene, okay. Poi vediamo, mancano interessi di conversazione comuni, oppure ci sono due modi diversi di porsi. Perfetto, infatti il modo in cui tu ti relazioni. Allora, vedo che siete già andati molto velocemente a quello che è il punto, no? In pratica voi non lo sapete, ma se arrivate a definire queste cose, voi siete già, senza saperlo, dei piccoli esperti di vendita. Il problema è che quando voi fate magari un appuntamento con un ragazzo o con una ragazza, certe cose ci fate molto caso, no? Al rapporto, a quello che succede dopo, al perché è andato male, e chiaramente sviluppate nel corso di quella che è la vita, no? Una casistica che vi porta a capire cosa funziona e cosa no. Nelle vendite normalmente non si fa, si pensa normalmente che una vendita vada male per un discorso di prezzo o per un discorso di indisponenza o per un discorso di superficialità da parte di una delle due parti, quando in realtà le cose sono molto simili. Allora, vediamo insieme. Allora, la prima cosa abbiamo detto che era l'interesse di base, no? Quindi io voglio vendere un sito web, tu vuoi una bicicletta e io non potrò mai venderti il sito web. Stessa cosa nel caso in cui io voglio uscire con una persona e questa persona magari potrebbe essere che è già impegnata, oppure potrebbe essere che io non sono il suo tipo, così a fini non interessa e quindi di fatto non parte. Però nel momento in cui una persona mi dà l'ok e quindi andiamo effettivamente magari inizialmente a prendere un caffè piuttosto che andiamo a un aperitivo, la prima cosa che secondo me potrebbe essere un problema, e potrebbe anche essere un problema proprio anche per l'accettazione iniziale, è un discorso di fiducia.
Quindi, se io ho un qualcuno, che può essere, non so, una ragazza piuttosto che un ragazzo, che non mi esprime fiducia, o magari ho sentito gente che ne parlava male, o magari so che non ha una buona fama, o magari so che vedo che non si pone nel modo in cui, nelle relazioni con gli altri, come mi aspetto che lui debba fare, questa cosa probabilmente è la prima cosa bloccante, no? Magari non ci esco neanche, potrebbe essere un elemento proprio bloccante di base. Un altro, che però è molto più insidioso, è questo: il fatto che basta dire una cosa sbagliata, magari anche non volendo, magari anche solo per agitazione, e di fatto magari quella che è un rapporto che è inizialmente un pochino teso e man mano si va a rilassare con l'andamento dell'appuntamento, questo rapporto teso si rompe e di conseguenza basta una cosa sbagliata per poter mandare a monte tutto, no? Più cose sbagliate aumentano le probabilità. Infine, l'ultima cosa è il rispetto dei tempi, no? Quindi mettiamo che quella persona mi piaceva, mi sembrava una persona interessante di cui mi potevo fidare, ci vado a pranzo o a cena, vedo che la conversazione va tutto bene, però alla fine rimane sempre quella roba del tipo: ok, chiamami, che così ci rivediamo. Tu non sai se chiamare magari il giorno dopo o un mese dopo. E quindi in questa cosa, che può essere una cosa stupida, io ad esempio chiamavo 10 minuti dopo, c'è proprio il problema principale per cui magari una persona pensa che effettivamente l'altro possa essere o interessato a un qualcosa di troppo impegnativo o viceversa che non si voglia impegnare. Quindi il non rispetto dei tempi degli altri fa in modo che questa cosa possa, non dico andare completamente male, ma potrebbe mettere a rischio quello che è effettivamente la creazione del rapporto, no? Ora, abbiamo visto che questi sono elementi importanti, probabilmente gli elementi più importanti per cui una cosa, una relazione può andare bene o può andare male, no? Ed è interessante vedere come in tutte queste cose nessuno ha nominato, ad esempio, la macchina o il tipo di ristorante o il fatto che magari si andava al cinema piuttosto che al bar, piuttosto che a prendere un gelato o a fare 2 passi al parco, no? Si parlava proprio tutti, almeno le cose che Elisa mi ha riportato riguardavano la relazione, quindi il tipo di contatto che c'era tra le 2 persone, non gli elementi esterni, no? E quindi mi sembra stranissimo il fatto che in tutti i corsi che vengono fatti, venduti, di solito non si parla di quello che è il rapporto tra le persone, il rapporto tra chi compra e magari vuole informazioni e chi è disposto a vendere e a dargliele, ma si parla solo di strumenti. Quindi parliamo se è meglio e più efficace l'email marketing o il social media marketing. Parliamo della landing page o del sito web tradizionale e di fatto trascuriamo tutto quello che è la base, quindi che è il modo in cui andiamo a creare una relazione con le persone, no? Questa cosa credo che sia una cosa abbastanza importante, no? Probabilmente perché le persone che non sanno come si affrontano determinate cose, sottovalutano l'importanza del creare un rapporto, del creare una relazione, rispetto a quello che è il modo in cui o il posto in cui si fa, no? Però noi sappiamo che se ci comportiamo bene una passeggiata al parco, ci comportiamo bene al cinema, ci comportiamo bene in un bar è la stessa cosa. L'importante è che riusciamo a soddisfare i 4 requisiti base che abbiamo visto sopra, no? Ora, già cosa starete pensando? Perché? Che senso può avere fare qualcosa, quindi concentrarci sul ristorante, se è meglio la pizzeria o il ristorante di pesce, piuttosto che magari pensare effettivamente al percorso? Perché si fa così? Perché si pensa agli strumenti e non tanto a quello che è il succo della questione, che è il rapporto, no? E in questo caso io sento già, ho messo il telefono in silenzioso, ma vedo già Ivano che mi scrive e mi dice: attenzione, aspetta, guarda che c'è, se Zoom, comunque siamo ospiti di uno strumento, no? Uno strumento per fare web marketing, no? Per cui perché pensi che effettivamente gli strumenti siano così meno importanti? Perché in realtà la cosa che tu devi ottenere dallo strumento è un qualcosa di assolutamente non tecnico, e in questo su Zoom ha fatto una cosa recentemente che mi ha molto sorpreso, no? Ed è una cosa secondo me che è straordinaria. Cioè, io parlerò con Ivano per fare un pacchetto per vendere proprio solo questo, anche a un prezzo diverso, perché secondo me è strepitoso. Questo è un grafico visuale che ti fa vedere quelle che possono essere
le intenzioni di ricerca correlate a una keyword, come ad esempio primo appuntamento, e quindi ti fa capire che cosa. Questa è una delle visualizzazioni, poi c'è per verbo, per altre cose, questa è quella per preposizioni, che è quella che mi piace di più, ti fa capire proprio le intenzioni di ricerca e quindi quello che le persone cercano e vogliono sapere quando fanno una ricerca in internet legata in questo caso a primo appuntamento. Ora, facendo una piccola zoomata su come, perché probabilmente prima non vedete, vedrete che questa cosa mi permette di capire a colpo d'occhio, vedendo anche il numero di ricerche, quindi il volume e l'interesse, quello che vogliono gli utenti. E possiamo vedere che quello che vogliono, quindi le cose che cercano di capire, sono quelle che pensavamo anche noi, quindi come comportarsi, come vestirsi, cosa dire, no? Altre cose che però non possiamo nominare. Quindi, di fatto, le cose principali, vedete, 590, 480, proprio da proprio la paga tutto il resto, no? Questa cosa mi permette di capire cosa vogliono gli utenti. Nel momento in cui io so cosa vuole una persona, è più facile creare una relazione. Cioè, se io esco con un ragazzo e io voglio di avere un rapporto leggero, o una ragazza voglio avere un rapporto leggero, e so che lei sta cercando di impegnarsi, di sposarsi, probabilmente non quaglieremo, no? Se invece io so che c'è una persona che è seria, che magari è disposta a creare una relazione stabile, io voglio una relazione stabile, magari è più facile. Quindi sapere più o meno cosa vogliono le persone, cosa si aspettano, è la base per poter creare effettivamente un rapporto in cui noi discutiamo di questa cosa e di come arrivare insieme a quello che potrebbe essere il risultato finale, non la destinazione. Quindi questo secondo me è una cosa proprio strepitosa. Vedendo effettivamente quelle che sono le ricerche, ponendo di base verificata il fatto che c'è l'interesse di base, quindi l'interesse c'è perché altrimenti non sarebbe venuta all'aperitivo piuttosto che bere un caffè, possiamo vedere che nelle ricerche le più comuni cos'erano? Riguardavano il come vestirsi o come truccarsi e quindi il fatto di ottenere una fiducia, qua chiaramente sono le cose più superficiali, poi chiaramente si compone di altre cose, però normalmente questo, il come comportarsi. Quindi il come evitare di dire cose sbagliate, c'erano proprio altre chiavi che dicevano cosa dire al primo appuntamento, eccetera, di cosa parlare, e poi non rispettare i tempi, che riguarda sempre, secondo me, il come comportarsi. Ora, quindi abbiamo tre fattori principali, che sono la fiducia, il comportamento e il tempismo nel fare alcune cose. Questa cosa, ora, finora abbiamo parlato di quello che potrebbe essere un appuntamento, viene messa nello stesso modo in quello che potrebbe essere un rapporto sul web. Ad esempio con la fiducia, noi sappiamo che l'aspetto, quindi il modo in cui mi vesto, che può determinare il fatto che uno mi dia fiducia o meno, ad esempio se sono sempre ordinato, se sono, ho una camicia piuttosto che sono vestito con le ciabatte, può contribuire al fatto che una persona mi dia più fiducia. Sappiamo quanto è importante, ad esempio, per un venditore avere un vestito in ordine, con la cravatta, eccetera. Non sono stupidate, è molto importante. E di conseguenza dobbiamo capire che in una comunicazione nel web non possiamo andare a sottovalutare quelli che sono aspetti come il design, il web design, che fanno in modo di trasmettere in modo chiaro quello che è la nostra identità e il fatto che siamo delle persone comunque precise. È una cosa molto importante, ma non è tutto qua, perché abbiamo anche degli aspetti un pochino più esterni, come ad esempio potrebbe essere la reputazione che abbiamo nella società, quindi quello che le persone pensano di noi. Ad esempio, non so, è un medico molto, molto affermato, lavora tanto, è molto rispettato in ospedale, eccetera, e il brand positioning nel caso in cui vogliamo offrire qualcosa. Per cui se tu vai a vedere chi sono io e guardi effettivamente che il mio servizio si chiama Landing Page Efficace, mi occupo di vendere nel web, e vai ad approfondire guardando effettivamente cos'è Futura Immagine, vedrai che Futura Immagine, che è la mia web agency, è una società esperta in siti web efficaci che stringono quello che è il percorso dell'utente per portare un utente alla conversione. Quindi tutto è coordinato, no? E questa cosa fa in modo che quando tu vai da un medico, quando tu vai da un massaggiatore o anche da un idraulico e vedi che è l'esperto nel suo settore per una determinata cosa, chiaramente tu sei portato a fidarti di più e quindi ad andare a dare un ulteriore bonus di credibilità a quella che è la persona che sta facendo un'offerta o una proposta. Infine, stiamo andando sempre più all'esterno, abbiamo quelli che sono quello che gli altri dicono di noi. Cioè, io ti posso dire che sono uno specialista in conversioni perché mi occupo in buona sostanza di progetti di generation da 5-6 anni, faccio solo questo, no? Però cosa dicono gli altri di me?
Magari pensano che, non so, sono tutto il giorno in spiaggia, in realtà, vedi, è molto importante anche il passaparola, no? E questo che è il passaparola nella società, quindi il fatto che Marco è un bravo ragazzo, e comunque ha sempre fatto tutte le cose fatte bene, eccetera, corrisponde anche un feedback, un passaparola nel mondo lavorativo, che corrisponde a quello che i tuoi clienti dicono di te. Quello che dice, ad esempio, chi ha letto il libro, quello che dice chi magari ha acquistato il mio servizio, no? Queste cose sono cose che sono gli elementi più importanti per creare la fiducia. Perché? Perché se una tua amica, a cui tu magari sei molto legata, ti dice che quel determinato massaggiatore, per il problema al collo gli ha svoltato la vita perché lei non riusciva a girare la testa e adesso riesce grazie a lui. Anche se lui lavora in uno scantinato o lavora a casa e non lavora nella mega clinica, se è una tua amica che ti dà quel tipo di feedback su un professionista, tu gli dai fiducia e vai oltre ad altre cose. Vai oltre al modo in cui questa persona comunica, vai oltre al modo in cui questa persona è vista sul mercato, perché? Perché questo feedback è molto più importante di qualunque altra cosa. Quindi questi sono elementi, ad esempio, che possono andare a aiutarti per creare quella che è la fiducia. Ma c'è anche la fase del comportamento, no? Quella che dicevamo prima, dire la cosa sbagliata. E quindi cosa dire a una persona che vuole informazioni sul nostro servizio o cosa fare? Quindi cosa fare nel caso, ad esempio, di un appuntamento? Cosa è meglio fare prima, cosa è meglio fare dopo, no? Questo nel nostro processo si può andare a rapportare a quello che è l'ordine delle informazioni. Cioè, se tu quando vieni sul mio sito web e vai alla landing page, come prima cosa io ti dico che costa X, probabilmente tu te ne vai via. Prima devo creare un processo in cui ti do le informazioni nel giusto ordine e ti spiego perché hai bisogno di una landing page. Perché qualunque cosa tu scelga di fare, sia di farla con me, sia di farla con qualcun altro, fare quel tipo di percorso è un'ottima scelta rispetto ad altri percorsi. Poi ti dico perché dovresti scegliere me rispetto agli altri, poi ti dico qual è la mia offerta, poi ti dico quali sono i miei feedback. Però vedi, il prezzo è l'ultima cosa. Perché visto che la maggior parte delle persone che sopravvaluta quello che è l'importanza del prezzo, decide in base a quello, sarebbe un po' come dire uscire con uno e chiedergli subito, ok, andiamo a casa mia, non funziona. Magari funziona qualche volta, ma a me non è mai capitato. Quindi, di fatto, il giusto ordine, il giusto comportamento nella relazione ti porta ad andare a un livello più avanti, no? È un po' come dire che all'inizio uno ti presta un po' di fiducia, ma ha molto paura che tu la tratti male, e man mano che tu gli restituisci, in cambio della sua fiducia, una risposta sempre corretta in base a quello che lui si aspetta, lo vedremo tra poco, lui te ne darà altra e di conseguenza si costruirà un rapporto e una fiducia. Infine, abbiamo il tempismo. Tempismo, quindi quando fare cosa, e questo io l'ho chiamato tipo posologia delle informazioni, quindi il modo in cui le informazioni devono essere distribuite, no? Le informazioni sono sempre quelle di prima, cioè l'ordine delle informazioni è sempre lo stesso, però come devono essere distribuite? Ad esempio, una landing page di vendita per un utente che è già pronto ad acquistare devono essere distribuite tutte insieme, no? Quindi ti do subito, se tu hai bisogno di un dentista per il mal di denti, da subito tutte le informazioni per portarti in studio, no? Però ci sono altre cose che magari sono un po' diverse rispetto diciamo, alle domande di mercato collegate a una domanda espressa, che richiedono un po' di tempo in più. Ad esempio, la formazione, ho scoperto che funziona in modo molto diverso, no? Se posso venderti un progetto da 3.000 euro in prima visita, e mi capita molto spesso, non riesco a venderti un corso da 300 euro in prima visita, perché il processo di acquisizione delle informazioni che ti portano ad acquistare un corso necessita di più tempo e di conseguenza tu le informazioni che hai, che io ti passo, devono essere spalmate in un arco temporale più lungo. Quelli che hanno acquistato, ad esempio, i miei corsi per le landing page, sono persone che avevano magari già acquistato il libro, avevano già visto dei webinar, avevano già fatto determinate cose che li avvicinava a me e avevano visto più volte che l'informazione che gli stavo dando era interessante, no? E di conseguenza poi si avvicinano. Questo avviene in tante cose ed è importante capire perché. Ad esempio, questo tipo di processo di acquisizione, che per funnel vuol dire processo, possa essere diverso da quello per un dentista che deve curare un'otturazione per un dente che fa male, e viceversa, che questo stesso processo non possa essere invertito. Per cui, se tu sei un fabbro e vuoi trovare interventi, non devi fare probabilmente un funnel di email marketing, devi fare una pagina di vendita diretta. Viceversa,
capisci? Devi capire proprio la posologia, quindi come andare a distribuire le informazioni nel tempo per fare in modo che effettivamente il rapporto vada avanti bene, no? E questo significa nel rapporto, ad esempio, non so, chiedere l'appuntamento dopo mezz'ora o dopo 2 giorni, no? Bisogna essere sincronizzati, no? Spesso magari è capitato tante volte che qualche appuntamento andasse male perché non si era sincronizzati e basta, cioè il resto andava tutto benissimo, no? Oppure, ad esempio, ancora più lungo rispetto al funnel dell'email, ad esempio, potrebbe essere attraverso un blog o attraverso guest post. Leggi un mio articolo sul Tagliablog, poi leggi un articolo magari su Webhouse, poi vai a trovare un articolo di 4 anni fa su Joomla.it, vedi che sono sempre io e magari ti avvicini un po' e poi magari vai a acquistare il libro, eccetera, eccetera, eccetera. Posologia, quindi dare informazioni nel giusto tempismo. Queste, secondo me, qualunque attività tu fai, puoi fare social media, puoi fare, devi andare a capire questi vari elementi per andare a capire quello che stai facendo e in che direzione va. E come puoi vedere, non hai bisogno di un computer, non hai bisogno di un tablet, non hai bisogno di nulla, hai bisogno semplicemente di scrivere queste cose sul foglio e ragionare su quelli che sono i percorsi delle persone che ti seguono. Ora, cosa vediamo oggi? Oggi vedremo due cose, no? La prima cosa, vedremo l'ordine delle informazioni e quindi il metodo, quello oggi vinci tu, che ho codificato io, che ti spiegherà un po' come mettere in ordine le cose da dire, magari è un appuntamento anche, si potrebbe fare un test, ma soprattutto per quanto riguarda la vendita online. E poi la parte di fiducia, quindi in questi elementi della fiducia, quali sono più effettivamente efficaci e quali dobbiamo stare più attenti? No? Qualche consiglio su delle cose importanti, soprattutto su l'elemento bomba che va a bloccare quelli che sono i tuoi risultati, che ancora non ti ho svelato. Te ne ho detti, diciamo, ho messo un po' di carne al fuoco. Bene, siamo al comportamento. Quindi comportamento, e quindi siamo praticamente al mio metodo. No? Cosa succede? Succede che per vendere online devi creare un'ottima conversazione con l'utente che sta leggendo la pagina e di conseguenza offrire la migliore risposta alle sue domande, possibilmente al momento giusto. Quindi quando lui ti chiede una cosa, tu devi rispondere quello, non un'altra cosa. Questo è molto importante per creare quello che è un rapporto e fare in modo che il tempo di permanenza sulla pagina si allunghi. Non è un dato importante il tempo di permanenza sulla pagina, ma se normalmente è alto e hai creato una sales molto lunga, significa che alcune cose le hai fatte molto bene, per cui probabilmente non hai sbagliato proprio tutto. Bene, creare la migliore risposta. Questo è il mio metodo che si compone in tre fasi: atterraggio, conversione e soddisfazione, che a loro volta si suddividono in tre mini fasi, che sono queste elencate sotto. La prima è questa. Quando uno atterra sul sito, vede queste cose e quindi la prima cosa che si chiede è: ho sbagliato ad arrivare qui o sono nel posto giusto? E quindi il sito cosa deve fare? Deve andare a intercettare quello che è il suo problema specifico, quindi non di tutti, ma proprio il suo, e offrire una soluzione credibile. Ok, poi abbiamo, quando io effettivamente ti faccio capire nella mia pagina che grazie a me potrei acquisire clienti, no? E tu vuoi acquisire clienti, e la pagina ti dà una fiducia abbastanza buona per quanto riguarda il look and feel della pagina, quindi ti sembra che sono un professionista, c'è una giacca e cravatta, c'è scritto qualcosina sotto, eccetera. Tu vai avanti, ne dici, ah, ok, va bene, ti leggi quella che è la mia offerta, a un certo punto arrivi a dire, perché dovrei scegliere proprio te? Cosa rischio se ti dico di sì e poi sbaglio, no? Questo sbagliare è un problema che si fanno in tanti, è uno dei problemi più bloccanti, non è l'argomento principale del webinar, però sbagliare è una cosa che effettivamente ci ammazza molti risultati che potremmo ottenere nella vita. Quando se noi magari sbagliassimo più a cuor leggero, molte cose potrebbero andare meglio. Ora, quando effettivamente faccio così e ottengo la sua fiducia, quindi do degli elementi che fanno in modo che lui vada oltre la sua obiezione, cosa rischio? E lui arriva a dire, ah, ok, questa qua è la soluzione per me, va bene, ci torno domani. Invece no, tu devi fare in modo che lui converta in quel momento, no? E quindi devi chiedere effettivamente e devi rispondere alla domanda perché devo farlo ora. Per questo le offerte, il problema dell'urgenza, della scarsità, delle offerte temporali, eccetera, sono molto efficaci, sia in termini di magari
se acquisti subito ti offrono qualcosa in più, sia magari delle cose più banali, tipo, non so, io ad esempio posso seguire quattro progetti, per cui anche se effettivamente ti posso fare un piccolo sconto, anche se non te lo faccio, comunque io più di quattro non ne posso seguire al mese, per cui se tu vuoi lavorare con me e ho solo uno spazio, ti conviene contattarmi, altrimenti magari rischi di saltare di un mese o di 2 mesi, no? Quindi questo è il processo che mi porta fino all'azione, no? Il momento in cui effettivamente nel mio sito web mi chiedono un preventivo. No? O mi comprano un prodotto, è la stessa cosa. Quando arrivo qua, subito dopo, l'utente inizialmente è più motivato a quello che ha fatto, è più convinto della scelta che ha fatto. Ma dopo qualche giorno comincia a pensare, speriamo che siano stati spesi bene, perché ci ho già dato l'acconto, gli ho già dato il bonifico, e speriamo che effettivamente le promesse che lui mi ha fatto in fase di interesse, quando mi diceva perché era diverso dagli altri, eccetera, siano effettivamente mantenute, no? Che quell'attenzione che lui mi prometteva di darmi sarà effettivamente verificata. E quindi cosa devo fare? Nella fase di soddisfazione, in realtà non ci stava qua, ma io la chiamo soddisfazione estesa, tu devi andare oltre quelle che sono le promesse che hai fatto per dare un qualcosa in più e portarla a un livello di soddisfazione superiore a quello che lui si aspetta. Solo in questo modo tu crei un rapporto di super fiducia che ti consentirà non solo di avere feedback, ma anche ad esempio di fare vendite successive dove magari avrai maggiore margine perché in queste vendite potranno avere un valore maggiore e non avrai sulle spalle di queste vendite i costi di acquisizione iniziali. Quindi, in buona sostanza, uno vede che ha scelto bene, è stato bravo e ti dice ok, acquisterò ancora da te. Questo è più o meno il passaggio che devi fare nel mio metodo di vendita per portare una persona che arriva nel tuo sito web o magari ti incontra anche per strada e questa cosa, come ti dicevo, si può andare a modulare in tantissimi modi diversi, no? Io al momento l'ho spiegato in un libro che tratta le landing page, però puoi utilizzare tu come credi che sia meglio. È molto importante, secondo me, che quando tu acquisisci delle informazioni, non ti limiti a fare le cose che ti dicono, ma provi a sperimentarle, no? Io tutte le cose che hanno funzionato di più non era mai un corso di 3-8 ore, era una frase che mi ha detto una persona, magari qualificata, esperta, che effettivamente con una sola frase mi ha svoltato il modo di fare una determinata cosa. Bene, questo è il modello, no? E quindi abbiamo visto che effettivamente, dicevamo all'inizio, uno dei problemi principali su cui ci concentriamo oggi è la fiducia. In realtà, però, noi la fiducia l'abbiamo già un po' di fiducia quando l'utente atterra. Perché? Perché se lui ha cliccato su una nostra pubblicità o ha cliccato su un nostro risultato in SERP ed è arrivato da noi, probabilmente ha già investito un po' della sua attenzione nel nostro risultato, no? E quindi cosa succede? Succede che abbiamo da soddisfare questi due elementi. Quindi il design, il brand positioning, che fa in modo che uno percepisca quello che siamo nel modo migliore, i feedback e delle facilitazioni. Facilitazioni cosa significa? L'ho scritto così per semplificare un po'. Sono ad esempio le prove gratuite che ti permettono di provare senza impegnarti, o magari sono le garanzie soddisfatte o rimborsati, no? Che sono un pochino più scomode, però di fatto anche quelle possono aiutarti. Secondo me non è una cosa che in Italia funziona molto, però di fatto potrebbe aiutarti. Quindi le facilitazioni all'acquisto che vanno a ridurre quelli che sono i tuoi rischi. Bene, la bomba sono i feedback. I feedback sono veramente la bomba, cioè sono la cosa che le aziende curano meno, la cosa che ha più impatto su quello che, secondo le mie esperienze, sono i risultati di una campagna di vendita, di un qualunque cosa, no? E di conseguenza i feedback sono la cosa su cui ti consiglio di concentrarti oggi. Sono l'elemento bloccante. In pratica, cosa succede? Che ora ti darò tre consigli che ti possono aiutarti a raccogliere dei feedback più efficaci da oggi stesso e fare in modo che i tuoi clienti che sono già soddisfatti possano riconoscerti la fatica che hai fatto per portarti a quel livello di soddisfazione. Spesso poi ci sono tanti aspetti, no? Tipo che tu magari non riesci a fare in modo che i clienti ti riconoscano quello che tu hai fatto per loro. O spesso magari fai fatica proprio a mantenere magari quelle che sono le promesse perché è un problema di offerta, no? Però poniamo il fatto che tu, come la maggior parte delle persone, delle aziende italiane, lavori molto bene, porti i clienti a soddisfazione, lavori anche di notte per riuscire a farli contenti, però di fatto poi questa cosa, quando loro ti hanno pagato la fattura e finisce, se tu non fai vendite successive, muore, finisce, non ti dà niente, no? Se invece tu ottieni dei feedback che ti permettono di far crescere la tua offerta nel tempo, e di conseguenza fare in modo che la possibilità di ottenere opportunità
dai clienti che visitano la tua pagina aumenti, no? A questo punto cosa succede? Succede che effettivamente tu quello che fai cresce nel tempo ed effettivamente quella che è un'offerta normale, magari impostata meglio rispetto alle altre, magari più efficace, diventa veramente un'offerta invincibile che non ha la possibilità di essere copiata, clonata da quelli che sono i tuoi concorrenti, perché magari per raccogliere dei feedback efficaci ci vuole molto tempo e ora man mano che proverai a farlo ti accorgerai che è più complicato di quello che sembra, no? Cosa principale, tre cose che devi sapere sui feedback. Io ho scritto due capitoli interi nel libro per quanto riguarda i feedback, però tre cose sono molto importanti. La prima cosa sono una richiesta personale, per cui quando tu chiedi a un cliente il feedback, devi farlo tu. Quindi se lui si è fidato di te dentista, è il dentista che deve chiedere il feedback, non la segretaria. Se si è fidato di te come consulente e tu magari la cosa la fai sviluppare in Cina, non deve essere il cinese a chiedere la referenza, devi essere tu. Quindi, importante, personale. Personale che non significa che deve essere solo la persona che ha risolto il problema a chiedere il feedback, ma anche che deve essere una cosa di persona. Ora, sarebbe fantastico vederlo di persona, però se tu lo fai magari al telefono o lo fai magari in una chat dove ti vedono e tu gli spieghi quanto è importante il feedback, chiaramente ha un effetto diverso rispetto a mandare una semplice mail in automatica. Buongiorno, servizio assistenza della fotoimmagine, vogliamo sapere come vi siete trovati con noi, se potete compilare un breve questionario, vi diamo il 5% di sconto sul nostro prodotto. Chi se ne frega, nessuno te lo compilerà mai. Se tu invece fai ad esempio una chiamata personale, uno capisce che è importante perché effettivamente il tempo che lui ti deve dedicare per fare questa cosa corrisponde a un tempo che tu stai dedicando a questa cosa. Se tu non dedichi tempo per richiedere i feedback, perché uno dovrebbe darti del tempo per darteli? Non ha senso, no? Quindi, richiesta personale. Prima cosa, questa roba qua, ti dico già, risolve il 50% dei problemi delle aziende che non ricevono feedback. Seconda cosa, quando chiederli? Devi chiederli nel momento di massima soddisfazione. Quindi se tu fai un qualcosa, se tu sei un dentista, no? E hai tolto il male al dente a uno alle 3 di notte, no? E questo qua stava sclerando, per cui ti ha chiamato a casa e tu hai detto guarda, va bene, vengo io. È vero che tu finisci alle 3 e mezza e alle 3 e mezza non hai voglia di chiedere il feedback, ma è anche vero che se tu aspetti una settimana, questo dice sì, vabbè, l'ho chiamato alle 3 di notte, grazie che è venuto, però comunque io l'ho pagato, quindi quello che mi ha fatto alla fine faceva parte del suo lavoro, no? Io l'ho pagato, non è che l'ha fatto gratis, no? Quindi la soddisfazione e la riconoscenza decresce nel tempo più il tempo passa dal momento di massima soddisfazione. E quindi ti conviene chiedere il feedback nel momento di massima soddisfazione. Ad esempio, quando tu fai un corso di formazione, il momento in cui è più facile chiedere feedback è la fine, no? È chiaro, tutti hanno visto una giornata di corso di formazione, magari che è stato anche divertente, anche se magari non ti ha passato un cacchio di contenuto, no? Però cosa succede? Che siccome tu comunque sei gasato dalla giornata, perché comunque è stata una bella giornata, cacchio, mi chiede un feedback fantastico, ti dirò sempre 8 stelle. Prova a fare la stessa richiesta di feedback una settimana dopo o un mese dopo. E gli chiedi, guarda, ti volevo chiedere, sai il corso che abbiamo fatto, no? Ecco, effettivamente tu sei riuscito a mettere in pratica qualcosa delle cose che ti ho spiegato e queste cose che tu hai messo in pratica hanno fatto una differenza in quello che è il tuo lavoro di tutti i giorni? Fare così è più difficile. Cioè, nel momento in cui ti consegni una landing, ti consegni un sito, che tu vedi tutto bello, tutto fatto, eccetera, è facile fare in modo che tu mi dai un feedback che sia effettivamente più bello, no? Se però io ti chiedo il feedback di quella landing dopo 6 mesi e tu mi dici, cacchio, Luca, in 6 mesi, grazie alla tua pagina ho venduto, ha un valore diverso. Quindi, prima cosa, capire effettivamente quando chiederli, no? Sia per effettivamente ottenerli più efficaci, sia anche per fare in modo che ti venga riconosciuto il giusto merito. E ultima cosa, e questa è un'altra cosa super importante, devi dare una traccia utile. Utile a chi? A entrambi. Utile a chi ti deve lasciare feedback perché magari vuole lasciarteli, ma non sa bene cosa dire, perché magari sente un po' in imbarazzo, no? Non l'ha mai fatto, non è abituato. O magari ci sono quelli che sono abituati a lasciare le recensioni dei ristoranti e te ne accorgi, e quando ti fanno la recensione sembra che debba essere la critica di cracco, no? Ecco. Normalmente le persone non sono così, le persone non sono abituate a dare i feedback, per cui magari spesso non ti dicono quelle che sono le cose più importanti. Quindi dare una traccia
aiuta te perché ottieni un feedback più efficace e aiuta anche loro. Ora, se io dovessi prendere una delle informazioni più importanti che insegno durante il corso, è proprio questa: cosa chiedere. La prima domanda che devi fare è questa. Era cosa ti frenava dal contattarci? Questo è molto importante, o perché ti fa capire effettivamente quello che potrebbe essere un limite della tua offerta su cui lavorare, no? E poi gli chiedi come ti sei trovato con noi. A quel punto cosa succede? Che se effettivamente uno, ti faccio un esempio, mettiamo che io voglio provare su Zoom, però mi sembra super incasinato, no? E in realtà cosa succede? Che dici, guarda Ivano, io volevo iscrivermi a Zoom, però mi sembrava troppo incasinato, io non sono un tecnico, pensavo che non ce l'avrei fatta, no? Però poi e lui ti dice, ok, ma come ti sei trovato dopo, no? Alla fine ti sei iscritto, io dico, sì, guarda, oh, mi sono iscritto figata, perché? Perché effettivamente mi sono reso conto che avete un sacco di cose, ma a me ne servono magari anche un pochino meno, però quelle cose che ho trovato mi hanno svoltato. E quindi capisci che tu in questo modo fai in modo che un'altra persona che non voleva provare un tool o un qualcosa perché pensava che non fosse adatto a lui, capisci che in realtà qualcun altro che si trova in quella situazione ha risolto il suo problema e di conseguenza in questo modo ha ottenuto un grande risultato. Questa è una figata. Ce ne sono molto altre, no? Questo è solo l'inizio, perché poi alcuni ti dicono che magari non hanno nessun dubbio, no? Erano sicuri di contattarti, o magari altri ti dicono che hanno delle esperienze diverse. Quindi i problemi per quanto riguarda i feedback sono un pochino più vasti di questi, però queste tre cose, queste due domande soprattutto, ti possono veramente risolvere un sacco di problemi. Poi fai conto che per dirti, il libro sono boh, 50 pagine rotte sul feedback, su come metterli, su come richiederli, eccetera. E anche nel corso, tipo se ogni puntata, ogni webinar del corso, su tipo un'ora, la puntata sui feedback è tipo un'ora e mezza, proprio per vedere quelli che funzionano e quelli che no. Per cui è molto più complicato di così, però ti consiglio subito di tenerti questa cosa proprio stampata vicino al tuo software di fatturazione e prima ancora di chiedere effettivamente il pagamento di un progetto, chiedi il feedback per vedere effettivamente come è andato, perché devi entrare nell'ottica che il feedback deve diventare una delle forme di pagamento per quello che è il tuo lavoro. Solo in questo modo effettivamente il tuo business nel tempo cresce e di conseguenza puoi fare una differenza e quindi fare un'accelerazione mentre tutti quelli intorno a te sono più fermi. E più tu sei una piccola media impresa, più hai un contatto diretto con la persona per cui lavori e più è facile. Per cui questa cosa è veramente uno strumento straordinario anche per combattere quelli che sono i grossi player del mercato che entrano in un mercato e lo spaccano, no? Perché magari hanno delle potenze economiche che sono superiori ai piccoli imprenditori, alle piccole imprese, alle piccole aziende, no? In questo modo tu effettivamente puoi creare un vantaggio competitivo che loro faranno fatica a replicare, perché magari non avranno il rapporto diretto che tu con le persone. E sappiamo che, visto che ottenere un feedback e vendere, perché stai comprando il fatto che una persona parli bene di te, sappiamo che il rapporto, come abbiamo visto prima, è alla base ed è molto importante effettivamente per fare in modo di conseguire questo risultato. Bene, come si fa? Se volete maggiori informazioni, cosa si può fare? In pratica potete prendere questo che è il libro. A proposito di feedback, sta andando molto bene, fai conto che in 6 mesi ha raggiunto, boh, penso che sia il libro con più recensioni in Italia, era uscito il 3 giugno. Molto bene, ti spiega come creare la migliore risposta a una domanda dei tuoi potenziali clienti creando un'offerta nel tempo che migliora grazie ai feedback, no? Oppure se vuoi fare un passo in più, più veloce, più intensivo, eccetera, c'è il corso che è corso.landingpage.it. In questo momento comunque il corso non c'è, per cui probabilmente non ce ne sono. L'unica cosa, se vuoi iscriverti alla newsletter che trovi nella pagina, quando io poi lancio il corso, lancio subito una mail a quelli che sono interessati e normalmente faccio uno sconto di Early Bird molto più importante rispetto a quello che è il prezzo iniziale. Benissimo, io direi che ho finito, per cui Elisa, se ci sono domande, sono tutto Eccomi tuo. qui. Per fortuna che hai aggiunto la parte finale del libro perché ci sono già 3 persone che hanno chiesto: ma io me lo voglio comprare questo libro, ma ci dai il titolo? Quindi perfetto che ci sia anche la slide finale con queste informazioni, altrimenti l'avrei aggiunto io adesso. Allora, guarda, se lasci una schermata comunque anche di slide, così noi comunque continuiamo a vedere il tuo schermo, magari Perfetto. lasciaci questa slide, se ti va di rimettere anche la webcam, così ci Ok, vediamo. così.
E prima, mentre diciamo i partecipanti scrivono le domande, vi invito a scrivere e a chiedere le vostre curiosità che io poi riporto a Luca e ci tenevo a fare io una nota, insomma, siccome hai detto una cosa molto bella durante la presentazione, che ci vuole del tempo, nel senso che più tempo noi dedichiamo ai nostri utenti, ai nostri partecipanti, ai nostri clienti, più è facile che i clienti riconoscano questo tempo e di conseguenza ci dedichino il loro tempo. Questo per me è un concetto molto bello e molto importante, nel senso che quello che vedo è che spesso, un po' per la fretta, per tanti automatismi che sono impostati, si tende un po' a perdere forse questo aspetto, ma anche solo nello scrivere una mail, come giustamente hai indicato, nel chiedere un feedback piuttosto che qualcos'altro, dedicare del tempo, sapendo che dall'altra parte abbiamo una persona con la quale vogliamo avere un dialogo, non un monologo. Sì, chiaro, chiaro. Quindi questo lo volevo sottolineare perché secondo me è un concetto molto bello che hai espresso. E detto questo, ti faccio subito alcune domande. Vai. Allora, ci chiedono, ma se dietro alla richiesta di feedback non si ottiene risposta, cosa consiglieresti? Cosa si può fare per smuovere? O meglio, in cosa magari stiamo sbagliando? Mi chiederei perché non c'è risposta. Cioè, non c'è risposta, potrebbe essere, mi è capitato tanti anni fa, che magari c'era qualcuno che aveva visto un grande impegno, forse sarà stato forse 7-8 anni fa, grande impegno, no? Nel progetto, avevamo fatto un sito web, eccetera, e cavolo, lui gli avevo chiesto il feedback, non me lo dava, tantennava, eccetera, a un certo punto fa, guarda Luca, non te lo volevo dire perché ho visto che hai fatto un lavoro della Madonna, comunque sei stato super bravo, eccetera, però io ho un problema, il sito non funziona su Explorer, no? Era tipo 7-8 anni fa, no? E io, cacchio, avevo fatto il test, però non me ne ero accorto che in quella versione non andava, no? Quindi piuttosto che magari dirmi una cosa negativa in base a quello che ci avevo messo, no? Piuttosto non ti diceva niente, ti andrai e dici, guarda, cacchio, me lo potevi dire, no? Figurati, lo sistemiamo. Infatti era una cosa che era scappata e l'abbiamo sistemata. Quindi potrebbe essere per questo, potrebbe essere che magari non è pienamente soddisfatto, magari c'è qualcosa che non ti vuole dire il negativo, no? Potrebbe essere invece, se tu sei certo di quello che è il risultato, che non sei riuscito a trasmettere bene quello che hai fatto. No? A me capitava un sacco, a scuola è sempre stato così, cioè io no, non facevo le cose fatte bene, però anche quando ci provavo, no? Non riuscivo a comunicarlo bene, no? E di conseguenza, comunque, che studiavo o non studiavo, mi pigliavano male, no? Al lavoro, primi anni, uguale, quindi mi facevo il mazzo, poi avevo il mio capo che era un infame, per cui diceva le cose che non erano vere, no? E comunque mi prendevo i cazziatoni, no? Quando poi in realtà sono arrivato a essere tipo responsabile marketing, dov'ero, avevo un rapporto diretto con quello che era l'amministratore delegato, no? Cosa succede? Mi sono accorto che altre persone del mio ufficio che avevano fatto magari responsabile marketing prima di me, ma non erano riusciti, avevano un problema che era solo di relazione, cioè solo nel riuscire a trasmettere il fatto che avevano fatto delle cose impegnandosi, no? Magari perché si agitavano quando lo vedevano, magari perché non lo so, però c'era questo problema di relazione che faceva in modo che loro lavorassero anche più di me, però di fatto non veniva riconosciuto questo loro lavoro, no? E di conseguenza c'è questo aspetto, secondo me, della soddisfazione estesa, che in questo caso ne abbiamo parlato velocemente, però nel libro è dedicato un capitolo intero per fare in modo che le persone capiscano come valorizzare gli sforzi che fanno, perché anche questo è un problema. No? C'è ad esempio Cialdini, l'ho visto un paio di anni fa al Performance Strategies. Lui diceva che bisogna essere attenti a non essere lui diceva, persuasori imbranati. No? Praticamente, mettiamo che un cliente chiede una cosa extra, no? Ti dice che magari è sera, tu hai già fatto tutto il lavoro, eccetera, e ti dice: guarda, cacchio, è vero, mi avevi detto questa cosa, non ho fatto tempo a controllare, ma ho una perdita nel lavandino, puoi venire a vedere, no? Tu vela da lui e gli risolvi il problema, no? Poi lui ti dice: guarda, Luca, grazie mille, perché tra mezz'ora mi arrivavano 50 persone a cena e non sapevo come fare senza lavandino. Ora, il persuasore imbranato in questo caso cosa dice? Dice: guarda, non ti preoccupare, non ci ho messo niente, non mi è costato nulla, passavo già di qua, abito sotto di te. Se tu dici queste cose, cosa succede? Che quel credito, quella riconoscenza che lui ti stava dando, tu la prendi e la butti nel cesso, no? Ora, non significa che gli devi fare fattura, però significa semplicemente che gli devi dire: guarda, Marco, effettivamente devo andare a giocare a calcetto e l'ho saltato, però non c'è problema, non mi è costato perché comunque per me è importante. Avevi questa cena, so che ci tenevi e quindi sono venuto. In questo modo cambia tutto, capito? E sono delle parole che effettivamente, come vedi, non è uno strumento, non è un.
sono delle cazzate, sono delle, che però approcci, delle modalità. Sono delle abitudini che noi abbiamo che ci fanno mangiare quelle che sono effettivamente quelle che sono le riconoscenze, quelle che sono anche ad esempio il fatto che tu risolvi un problema a una persona, no? Magari mandi la tua squadra di tecnici da lui, no? Poniamo il fatto, non so, adesso sto per lavorare con un'azienda che si occupa di sicurezza informatica, entrano dentro il suo Zoom e vi pialano i server, no? Ok, tu mi chiami e dici, Luca, ci hanno pialato i server, abbiamo perso un sacco di dati, cosa facciamo, eccetera, e ti dico, guarda, nessun problema, siamo gli specialisti, ti mando i miei tecnici, ora ti mando quattro programmatori, i programmatori si mettono lì giorno e notte, 3-4 giorni, risolvono il problema, no? Tu, quando effettivamente sei super contento, cosa succede? Che magari il programmatore si è rotto le palle di stare 3-4 giorni. Alla fine, prima di andare via, ti dice, guarda, per favore, lasciami un feedback nel sito dell'azienda, no? E tu chiaramente, se te lo chiedono così, non lo lasci. Anche se loro hanno risolto il problema. Per cui, il modo in cui si fanno le cose, il modo in cui si creano delle relazioni, è molto utile. Fai conto che io normalmente... sono sempre stato super timido, no? Per cui adesso parlare con una webcam così non lo so, mi viene abbastanza facile, a un convegno è molto più complicato, però è ancora più complicato semplicemente se magari, non so, poniamo il fatto che io e te davvero non ci siamo mai visti, credo, ci siamo sempre visti in webcam, no, mai di persona. Poniamo il fatto che siamo a un convegno, no? E magari, non so, siamo a giugno al WMF, c'è su Zoom, io vengo a trovarti e tu sei lì. Io non verrò mai a salutarti, cioè io non riesco, capito? Perché? Perché di carattere sono timido e questa roba mi blocca, no? E quindi è successo che nella storia della mia vita questa roba ha sempre portato al fatto che nel momento in cui effettivamente mi devo tirare una coltellata per violentarmi, andare da una persona ad attaccare il bottone, è nel momento in cui lo faccio devo stare attento alle cose che dicono. E quindi chiaramente questa cosa fa in modo che magari rispetto ad altri ho più attenzione rispetto a quello che può essere il contenuto, magari rispetto a uno che ha più facilità a parlare o magari è più bravo nel traffico, no? Capito? E quindi... Bene, ti faccio altre due domande. Allora, una domanda sulle landing, questa è un po' più tecnica, ma ci chiedono, ma inserendo elementi multimediali, come ad esempio dei video, non rischiamo di appesantire la landing, soprattutto per una visualizzazione da mobile? Diciamo che Roberto ha dei dubbi sull'integrazione dei video nelle landing, hai qualche spunto al volo da darci? Allora, sì, considera che il video è... Allora, dipende. Allora, video è una cosa come qualunque altra cosa, e come qualunque altra cosa dipende da quello che dici nel video, da come lo fai, no? Per cui il contenuto è fondamentale. Però devi considerare che soprattutto da mobile hai tantissimi vantaggi rispetto alla navigazione desktop, perché con desktop tu sei abituato a tornare su Google, tornare su Facebook, sei distratto da 50.000 cose. Nel mobile è vero che tu magari fai questa roba la sera mentre ti guardi una serie in TV e navighi col cellulare, ma quando trovi una risorsa che effettivamente è interessante, ti costa andare via, perché non sai se la ritroverai con quella stessa facilità, e di conseguenza sei disposto a approfondire di più. Nell'approfondimento del mobile, il video è una delle cose che funziona di più, no? Il video corto è 2 minuti, non 8 ore, no? Però un video corto funziona molto bene e fa in modo che se tu riesci a spiegare quello che fai o il motivo per cui una persona ti dovrebbe contattare in un video, hai un tasso di risposta o almeno di approfondimento delle informazioni che ti aumentano poi il tasso di risposta, che aumenta tantissimo. Pensa che io ho iniziato a fare video che erano 3 anni fa per dire, e circa un anno e mezzo fa ho creato un servizio apposta che serve per fare video nelle landing page. In alcune offerte ai miei clienti lo includo automaticamente. Perché per quando un'offerta è complicata, quando dobbiamo spiegare una cosa difficile, le persone che normalmente la sera sono sul divano da mobile non vogliono leggere cose difficili e studiare, vogliono semplicemente arrivare subito alla soluzione. Di conseguenza un video che parla il loro linguaggio gli permette in 2 minuti di arrivare al risultato. Se tu magari sotto il video hai una call to action che ti dice mandami un messaggio in WhatsApp, ci sentiamo domani, secondo me è una figata per ottenere più conversioni. Quindi proprio il contrario, il video è chiaramente uno, perché se tu in una landing metti 150 video, uno pensa che sia un lavoro e chiaramente ti smolla, no? Ascolta, un'altra domanda di Pierluigi, questa è un po' ampia, quindi magari proviamo a dare degli spunti di procedura, perché ci chiede come intercettare le persone che hanno un bisogno specifico, quindi diciamo ritorniamo un po' all'inizio di quello che è il processo di creazione proprio di un progetto, hai delle indicazioni?
soluzioni in tal senso? Sì, allora è molto facile la risposta, è molto più difficile metterla in pratica. Allora, per intercettare un bisogno specifico c'è AdWords. Quindi, mal di denti alle 21, cosa fai? Cerchi su AdWords, no, non vai su Facebook, perché su Facebook vai quando non hai mal di denti, no? Quindi vai lì, quindi utilizzare AdWords è il modo migliore. Poi chiaramente per alcune chiavi comincia a essere un po' troppo costoso, però diciamo che è lo strumento migliore. Per i volumi di ricerca, eccetera, con su Zoom puoi trovare tutti i volumi di ricerca che hai, le correlate, creare degli annunci, per cui è un'ottima combinazione. Per quanto riguarda invece le cose più difficili, non è quando il bisogno è espresso, ma è quando è latente, no? Quando uno effettivamente non sa ancora che vuole andare al mare in Sardegna e tu gli devi convincere che la tua villa in Sardegna è più bella. A quel punto devi andare a profilare le persone su Facebook, fargli vedere l'annuncio, vedere di capire quali effettivamente possono essere più interessati, generalmente non andando a offrire la soluzione a un problema perché non ce l'hanno, ma andando a incuriosirle su quella che è la tua soluzione. Quindi questi più o meno sono i due approcci diversi. Anche nelle landing, chiaramente, nel momento in cui tu porti un utente sul sito, dipende come poi lui interagisce nel landing. Cioè, se tu hai mal di denti delle 21, io ti dico che sono il dentista aperto, tu la pagina te la leggi, perché ti interessa. Se tu invece non sai ancora se vuoi andare in Sardegna e io ti sto portando fuori da Facebook, dove magari puoi chattare con i tuoi amici e vedere le foto di ieri, e ti sto portando su un sito di cui fino a 2 minuti fa non ti interessava, devi essere molto più bravo ad attirare la tua attenzione, e quindi lo scambio, diciamo, informazioni-soluzioni, deve essere molto più cliffhanger, capito? Deve essere una cosa molto che appena ti do l'informazione ti porto ad arrivare al passo successivo. Quando normalmente con una landing può essere importante, ma non è fondamentale. Ok, ti faccio l'ultima domanda e poi iniziamo a concludere. Allora, ci chiede Alberto, ho registrato un dominio generico diverso da quello della mia società per appoggiare le varie landing page per i clienti. È corretto? Dipende che sono i tuoi clienti. Se tu sei un web designer e ci appoggi i servizi dei tuoi clienti, boh, secondo me no. Cioè, io quando una esperta di nutrizione mi chiede un sito per parlare di quello che fa, o uso il suo sito, o una sottocartella del suo sito, o se devo aprire una landing page, magari per avere altri vantaggi su un dominio specifico, comunque scelgo un dominio che poi è suo, non è che io apro un dominio mio e ci metto tutte le landing. Ho un dominio mio dove faccio tutte le landing, ma il server di sviluppo, chiaramente, quando poi le ho fatte, le sposto sul server di destinazione. Perfetto. Bene, io intanto Luca ti ringrazio tantissimo per essere stato grazie con noi e ti ringrazio anche a nome dei partecipanti, tanti ti stanno scrivendo per ringraziarti per i contributi e Scusami, se avete altre domande, ok, considerate che io sono sempre disponibile, c'è il gruppo che si chiama Landing Page Efficace, Offerta Invincibile, è aperto, per cui potete richiedere iscrizione e possiamo parlarne lì. C'è un altro gruppo che si chiama Coaching Avanzato, non chiedetevi di iscrivervi lì, perché quello è per le persone che hanno fatto il corso, per cui poi non vi posso approvare. Però c'è il gruppo pubblico, per cui chiedete pure lì che tutte le domande che avete, eventualmente, che non abbiamo fatto in tempo oggi, vi rispondo di molto volentieri. Perfetto, ultima comunicazione per tutti, vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per il webinar, per i due webinar della prossima settimana, perché la prossima settimana appuntamento doppio, siamo online mercoledì con Stefano Rigazzi, parleremo di Joomla e SEO e di alcune tecniche per migliorare l'ottimizzazione SEO su Joomla, e poi venerdì saremo online con me, quindi autopresento il webinar, perché faremo una panoramica su SEO Zoom. In pratica quello di venerdì è il primo di 4 webinar che dedichiamo prettamente alla suite, quindi saranno 4 webinar gratuiti a parte rispetto a quello che è il percorso di certificazione, questi saranno aperti a tutti. E nel calendario dei webinar che trovate all'interno del sito sono già presenti, è già possibile registrarsi a entrambi i webinar, quindi vi invito a farlo al più presto, anche perché come sempre abbiamo un limite massimo di partecipanti, quindi prendete il posto il prima possibile e vi ricordo che anche la registrazione di questo webinar sarà disponibile tra qualche giorno all'interno dell'Academy di SEO Zoom. Detto questo, Luca, grazie ancora a nome mio e da parte di Ivano e di tutti, e grazie a tutti per essere stati con noi, e vi do appuntamento nel gruppo di SEO Zoom. Ciao a tutti. Ciao a tutti, buona giornata. Ciao ciao. Grazie.